Dump in the jump for the shit. Off top when I speak, all cap with the speech till they caught up in the rapture. So out of line with the phrase game. Let's take a break, been a long day. Hit your line with your fo- Ragazzi, è finalmente finito. Guardate che figata che è venuto alla fine. Mancano ancora alcuni dettagli. Devo fare sul quadro delle figure geometriche con la stampante 3D. Voglio riempire un po' quest'angolino qui con alcune figure che farò con la stampante 3D. Ma ci siamo. Ho quasi finito la stanza, ma la cosa figa sono questi bass trap che servono per ridurre l'eco. Oggi voglio raccontarvi come io sia riuscito ad arrivare da 0 a 10.000 iscritti in più o meno un annetto e voglio darvi dei consigli utili che potreste replicare tutti. So che per molti 10.000 iscritti possono sembrare pochissimi, ma in realtà sono abbastanza, soprattutto se hai un canale di nicchia, soprattutto se hai un canale specifico, ma facciamo un passo alla volta. E alla fine del video, che arriverà alla fine del video, darò due chicche interessanti che mi hanno portato da 0 a 10.000. Come ogni video, non posso non iniziare con la sigla. Io sono Arcangelo e benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo di crescere su YouTube da 0 a 10.000 iscritti. La mia storia su YouTube è iniziata più o meno un annetto fa. Io ho iniziato a fare YouTube seriamente, ma seriamente, a novembre dell'anno scorso. Ma prima di iniziare a fare YouTube seriamente, c'è stato un pre fare YouTube seriamente. Quel pre è stato un 2 mesi di sperimentazione. Ma prima di iniziare dobbiamo fare un po' di introduzione. Qui c'ho le mie agende dove mi scrivi i miei obiettivi, micro e macro, ci ho fatto altri video al riguardo. E qui, quando ho aperto il canale, mi ero scritto un po' di cosa volessi parlare. Ma prima ancora di quel novembre, avevo iniziato a fare video a caso. Ero convinto che fare video di intrattenimento o video, bene o male, virali per qualcuno, potesse essere utile anche per la crescita del mio canale. Non conoscevo il mezzo di YouTube e avevo scritto dei video tipo il drone da viaggio, attrezzatura low budget per YouTube, costruire uno skateboard elettrico. Io li ho provati a fare quei video, ma in realtà non mi hanno portato a nulla. Fino a quando non ho intervistato Marcello Ascani, l'ho contattato, gli ho scritto: senti Marcello, sono Tizio e Caio, voglio farti questa intervista e parlare di queste cose. Vado a Roma, facciamo questo video, lo intervisto, mi dà delle dritte interessanti. Ancora oggi questo video è attuale, vi consiglio di andarlo a vedere. La viralità è sopravvalutata, okay. Tu devi costruire una community. E mi scrivo, bene o male, gli argomenti che volevo trattare sul mio canale YouTube. Era il 2018, ancora non iniziavo a fare seriamente YouTube. Scrivo: voglio parlare di finanza e economia, minimalismo, money farm, investopedia, Mr. Money Mustache, crescere su YouTube. Tutti argomenti che bene o male ho trattato sul mio canale YouTube. Ovviamente, da bravo scolaretto, indovinate che cosa ho fatto con i consigli di Marcello Ascani? Un'emerita minchia. Perché smetto di fare YouTube demoralizzato, dico vabbè, non fa per me YouTube. Fino a quando il marzo del 2018 mi laureo, decido di fare un video così proprio a caso. Sapete, tipo i video del compleanno. Mi porto la videocamera, la do in mano a mio cugino durante la laurea. Lui mi riprende il momento della laurea, torno a casa, decido di raccontare in modo proprio spontaneo la mia esperienza. Dico com'è andata, i miei sogni, le mie esperienze con gli esami, eccetera, eccetera. Tutto quello che poi è presente in quel video. Oggi mi laureo, completo il mio percorso universitario. Discuto la tesi della laurea magistrale in economia e diritto d'impresa. E avevo pensato di portarvi con me alla discussione. Lo carico, noto un certo interesse in quel video. Passano aprile, maggio, giugno, luglio. Io non ho mai più aperto YouTube, non ho mai visto gli iscritti, le visual, zero, i commenti, non lo guardavo per niente. Fino a quando arriva luglio, fine luglio, decido di aprire il mio YouTube e noto più iscritti del solito, erano tipo 150, 200. E dico, attenzione, io non sto facendo video, però gli iscritti aumentano. Come mai, non come mai? Mi faccio due analisi. Luglio è il mese in cui tanti liceali decidono di iscriversi all'università. Molti googlano laurearsi in economia, la laurea in economia, eccetera eccetera. Agosto, bam, video virale, virale tra virgolette, fa le 10.000-20.000 visual. Apro YouTube a settembre e dico, cazzo, questa è la chiave. Questi erano i consigli di cui parlava Marcello Ascani.
fare dei video interessanti per le persone della nicchia che tu vuoi attrarre. Ci penso un po', navigo nella mia testa il percorso. Novembre 2018 inizio a fare seriamente YouTube. Da quell'esperienza di quel video della laurea in economia ho diviso i video in tre categorie: video di intrattenimento, video informativi e video da motore di ricerca. Ho fatto degli esperimenti su queste tre tipologie di video. I video di intrattenimento sono quelli che fanno ridere, che intrattengono, montaggio veloce, raccontarsi. Informativi, video in cui informi, dai dei consigli utili, tipo questo è un video informativo, non è un video di intrattenimento, è un video informativo. Terzo, un video da motore di ricerca. Questi sono i miei preferiti. I video da motore di ricerca sono tipo quelli laurearsi in economia. Tutti scrivono laurearsi in economia, tutti scrivono, non tutti, magari, persone appassionate ad una nicchia possono cercare come ridurre l'eco in una stanza. Io posso fare il video, ciao ragazzi, ho ridotto l'eco nella mia stanza perché ho comprato questi cosi. Questi cosi sono utili per bla 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 bla. Quindi è un video da motore di ricerca. Magari le persone che cercano come ridurre l'eco in una stanza trovano il mio video. Poi vi spiego come farlo trovare. Io ho fatto un esperimento. Come fare i filtri Instagram qualche mese fa. Magari qualcuno di voi l'ha visto. Ho fatto questo esperimento. Ho deciso di caricare questo. Era già nella mia testa un video. Cioè io già sapevo che quel video fosse un video da motore di ricerca, perché molte persone in quel momento stavano cercando come fare i filtri Instagram. Faccio questo video. Decido di fare una follia. Il mio canale stava andando già benino. Carico il video di sabato alle 2 di notte. Non se lo vede nessuno, 100-200 persone. Infatti nei commenti c'è qualcuno che ha scritto: sei matto, hai messo questo video di notte, di sabato. Questo era un video da motore di ricerca. Tante persone cercavano quell'argomento. Ad oggi questo video ha più di 20.000 visual. È stato caricato di notte, di sabato, precisamente alle 2 di notte di sabato, la gente usciva, nessuno se lo cagava, ma le persone cercavano quell'argomento, quindi questo è uno dei miei preferiti. Ne ho fatti molti da motore di ricerca, ho fatto anche questo esperimento che ne testa l'efficacia. I video da motore di ricerca sono fenomenali perché se cercano quell'argomento, se è un argomento di tendenza di quel momento, magari come crescere su TikTok è un video da motore di ricerca. Che cos'è TikTok? È un video da motore di ricerca. I video informativi sono i video in cui spiegate come si fa una cosa. Il terzo, che è forse quello più difficile da fare, è il video di intrattenimento. Devi intrattenere una persona. Immaginati, per 10 minuti l'attenzione di quel video non deve mai scomparire perché stai intrattenendo. Magari sei un comico, magari sei un attore. Queste tre tipologie di video li puoi unire. Puoi fare un video informativo ma di intrattenimento, tipo come questo qua che ho fatto io, svegliarsi alle 5:30, e sia informativo sia di intrattenimento, perché mostro delle scene, io in America cammino, faccio cose. Non è un video da motore di ricerca, nessuno scrive come svegliarsi alle 5:30. Puoi unire il video da motore di ricerca con l'informazione? Assolutamente sì, il video da motore di ricerca e informazione, quindi sono uniti. Puoi unire il video da motore di ricerca con l'intrattenimento? Assolutamente sì. Adesso, sei un piccolo YouTuber, nessuno guarda il tuo canale, cosa fare? Questo è un altro consiglio che ho scoperto nel tempo. Nel mondo del web esiste la SEO. La SEO è tipo una tecnica per far trovare il tuo sito su Google tra le prime pagine. Come fare la SEO su YouTube? Ecco, allora, io quando ho iniziato, prima dell'intervista di Marcello Ascani, quando andavo a mettere i tag del mio video, nei miei video, scrivevo tutti i nomi dei YouTuber che seguivo. Marcello Ascani, il signor Franz, Favi J, eccetera, eccetera. Li scrivevo tutti. Ero convinto che mettendo i tag con i loro nomi, chi cercava quelle persone trovava anche i miei video. Non c'è cosa più sbagliata. I tag a cosa servono? I tag servono all'algoritmo per capire quel video di che cazzo sta parlando, per capire quel video a chi è indirizzato. Se io parlo del microfono Blue Yeti, a chi può interessare questo video? A tutti quelli che cercano microfono, microfono per YouTube, microfono per fare podcast, microfono. E questi sono tutti i tag che io andrei ad inserire se facessi un video sul microfono. Se tu stai facendo un video su come crescere su TikTok, cosa scrivi? Come crescere su Facebook? No, scrivi come crescere su TikTok. Che cos'è TikTok? Come fare TikTok? TikTok è un social network? Tutti i tag per far sì che l'algoritmo capisca che quel video parli di TikTok. Seconda tecnica, devi inserire le parole che hai messo nel titolo e le parole che hai messo nel tag nella descrizione. Però non devi fare un elenco, devi fare un discorso. Che cos'è TikTok? È un tag che ho utilizzato. In questo video spiegherò che cos'è TikTok. Ripeto il tag. TikTok è un social network,
ripeto il tag. TikTok è un social network che aiuta le persone a fare questa cosa, che ripeto il tag. E quindi ripeto in maniera discorsiva i tag. Faccio in modo che i tag che ho inserito siano un discorso descrittivo nella descrizione. Come faccio a capire i tag utili per quella nicchia? Esiste un software scaricabile su Google, è gratis, si chiama TubeBuddy. E tu, grazie a TubeBuddy, riesci a vedere i tag presenti in un video. E vi aiuterà tantissimo a trovare i tag giusti da inserire nel video. Terza cosa, non per importanza, la copertina. La copertina aiuta tantissimo. Detto questo, ultimo consiglio, solo per chi è arrivato alla fine del video, questa è una cosa fighissima. All'inizio, quando nessuno vi trova, vi dico questo e poi la smetto questo video che è diventato lunghissimo, quando nessuno vi trova, sappiate che esistono delle community. Su Facebook esistono dei gruppi enormi che parlano di tutto quello che voi possiate immaginare. Mettiamo caso voi vogliate aprire un canale che parli di droni, esistono dei gruppi Facebook che parlano solo di droni, esistono gruppi Facebook che parlano solo di minimalismo, esistono gruppi Facebook che parlano solo di microfoni, esiste di tutto, esistono community su tutto. Nel momento in cui voi fate un video dove parlate di droni, rimaniamo sempre in tema con i droni, cercate questi gruppi dove parlano di droni. Magari voi avete fatto un video utile per le persone che amano i droni, è un video utilissimo, spiegate qualcosa di utilissimo per quelle persone, per quella nicchia. Andate su questi gruppi, cercate gli admin, li contattate in privato, gli dite: senti, io sono Tizio e Caio, sono un esperto di questa cosa, posso postare questo mio video dove parlo di questo argomento che può essere utile per le persone appassionate di questo mondo sul tuo gruppo Facebook? Se ti dice sì e posti quel video su quel gruppo, immaginati se quel gruppo avesse 200.000 followers, 200.000 iscritti alla quella community, e tu posti il tuo video lì, che è un video per quella nicchia, eccetera, eccetera, già un bel po' di persone si iscriveranno sul tuo canale. Esistono nicchie specifiche su qualsiasi cosa e magari qualche admin vi dirà di no, magari qualche admin vi dirà di sì. Io ho iniziato a farmi conoscere in questo modo. Postate i vostri video sui gruppi Facebook inerenti a quella nicchia. Ovviamente deve essere un video informativo, un video utile, veramente utile. E un'ultima cosa, commentate in maniera utile. Ultimamente il mio amico Michele Molteni ha lanciato la moda di: bellissima questa cosa, la porterò anch'io sul mio canale. Secondo me questa tecnica non funziona tantissimo. Anzi, magari sei un esperto di economia, di finanza, vai sui video di economia e di finanza. Magari uno sul mio video dove parlo di DeGiro, che è il software per investire, la piattaforma per investire, se sei un esperto magari puoi portare nei commenti un contenuto utile per le persone che seguono il mio canale, e le persone che seguono il mio canale e leggono il tuo commento utile magari possono iscriversi al tuo canale. Quindi queste due tecniche le lascio soltanto a chi è arrivato alla fine del video. Detto questo, ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile in qualche modo. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti con un commento utile e un mi piace. Noi ci vediamo al prossimo video.